Pronto? Davide, Ciao, come va? buonissimo, e tu come stai? Bene, bene, che piacere. Credimi, io in Young spesso intervisto persone su internet che ritengo siano veramente divertenti e Sì? poche cose sono veramente divertenti per me. E tu sei davvero divertente. Bene, sono contento, ma non lo so cosa cazzo è Young, però va bene. Allora, dimmi le domande. Ok. Ok, facciamo la prima. È quella che ti ho fatto, insomma. Quindi, chi è Food Emperor? Da dove viene? Perché parla 100 lingue, scrive in 100 lingue e cucina benissimo. Grazie. Perché cucini bene. E quindi chi sei davvero? Perché di dove sei? Va bene, ma senti, se il mio italiano è di merda, allora fa niente. Forse non capisco le domande ogni tanto, ma che cazzo so io. Va bene. Allora, la prima domanda, tu vuoi dire che la prima domanda è di Di dove dove sei? sono? E chi sei? Ma di chi sono non è importante, sono tanto. Sono un uomo, Va bene. ma sono uomo da Svezia. Ok. Sì, e piace la cucina italiana, a me piacciono tutte le cucine, ma gli italiani sono troppo, come dici, conservativi. Sì, sono tradizionalisti, quindi non vogliono cambiare le Lo proprie ricette. so, ma la cosa è questa. Non siete tradizionalisti, tradizionalisti nella cucina italiana, siete tradizionalisti della cucina di vostra mamma. Perché c'è 10, 11, 20 commenti nel YouTube e tutti dicono le altre cose. Uno dico, no, mia mamma, io non faccio così, la mia mamma mi ha insegnato che non si metti questo nel sugo alla pomodoro, e un altro dico un'altra cosa. Per esempio, c'è una ricetta che molti ho visto che hanno criticato, che è quella della carbonara. Perché Se questo se la tua carbonara non è la classica carbonara. no, lo so che non è la classe, ma però ho scritto Che è la nel sono scritto futuro. nel blog che io non uso il proprio formaggio, pure questo lo so. È buona. Però scusa, Però come? sembra buona. Sì, è buona. La cosa è questa, se tu vai in un'altra nazione, un altro paese, pure in Francia, se tu vai in Francia, pure Francia è vicina, se tu vai a Francia, il definizione di una carbonara, se tu manda un francese di minchia, un francese, come dici, random, al caso, Sì, random, a caso. cos'è una carbonara? Lui o lei dici è una pasta con la panna. Eppure in Svezia, pure i tedeschi dicono questo. Però lo so che la carbonara è un piatto romano, romanesco, come si dice? Romano? Sì, Romanesco? romano. Romano, un piatto romano, e lo so come si fa. Ho scritto il ricetto originale pure nel blog. Che frega di quale la ricetta originale? Che mi frega la ricetta originale? E questo è interessante pure, perché la ricetta originale non è come questa ricetta ai 500 anni vecchia. Questo è la prima carbonara è fatta quanto? 60 anni massimo, 70 anni forse, massimo. Cucini molto bene e si vede perché io sono un appassionato di cucina e cucini bene, cucini veramente bene. È perché se sei un cuoco. O No, perché sono non sono passione. un cuoco. No, non, so, non sono un cuoco. Però, per definizione, sono un cuoco. Qui però non Perché sei uno chef. faccio la, il Ma mangiare, no, ma no, non lavoro lavoro come come un cuoco, cuoco, no, no, no. no. You should be a chef. Dovreste. Ah, Sì. sì, grazie. Però per definizione sono un cuoco di YouTube. Cuoco di YouTube, come ti è venuta l'idea di doppiare le ricette e renderle così divertenti con tutte queste parole tipo il pollo con la birra nel culo o Prima ho fatto una ricetta in svedese, Sì. no, no, in inglese Ah. però. I svedesi hanno detto, è buono, pure i svedesi sono di minchia, però i svedesi dicono, è buono, ma nessuno ha visto, perché. E poi ho provato, ma forse Svezia è piccola, i svedesi non sono interessati, interested, in, interessanti. Interessati. Si interessate.
Allora ho provato in italiano e gli italiani hanno scritto vaffanculo Food Emperor, però pure se hanno scritto così hanno visto il video e questo mi piace, perché pure se 100 persone dicono vaffanculo, uno o due fanno la ricetta e dicono che è buona, e questo sono contento. Sono contento, fa niente se 100 sono di coglioni di minchia. Sai cosa faccio adesso? Il ricetta che faccio adesso. Qual quando parla con me? Dimmi. Il fucklodboll, è un deserto svedese faccio adesso. Cos'è, una polpetta, meatball? No. No, no, è una polpetta di cioccolato. Ah, super. Sì. Umberto Bossi non piace questo perché lui non piace le cose neri, però io piace, è buono. Umberto Bossi non ci rappresenta. No, lui, ma che cazzo sai Umberto Bossi, lui chi è? È un cretino. Un cretino di merda, affanculo. Sei per lui, sì. Per Bossi. Io mando a lui e lui deve mangiare il cloudball. Un po' come Ice Bucket. La cosa nera lui deve mangiare. Sei grande. E senti, un'ultima domanda, anche se parlerei veramente 20 ore perché sei divertentissimo. Continuerai con questo canale YouTube? Perché, cioè, continuerai a farci queste ricette in italiano divertenti? Certo, gli italiani sono i miei primi fans. I primi, i primi 2000 subscribers. Ah, subscribers. Ah, i tuoi primi follower, ok. Sì. Sì. Sono italiani, e allora devo fare in italiano, è interessante. Mi piace la guerra adesso, la guerra dei polacchi e gli italiani. Devo fare pure un altro in francese, fare il, come si dice, trollare, non si dice trollare. Troll. Si può dire trollare in italiano? Sì, bagare. Allora mi piace trollare, devo fare 4 o 5, devo fare in 5 lingue e devo dire in ogni lingua devo dire che gli italiani sono di merda e per gli italiani devo dire che gli altri sono di merda. Vediamo se... Sì, se, così tutti quanti se fanno la guerra. Cioè, bravo. Sì. Questo è il futuro, Davide. È il futuro. Infatti io personalmente sono molto appassionato della comicità. Non so se conosci South Park o Bill Hicks. Questa comicità un po' dark, in cui ci sono parolacce così come se niente fosse. Ma in Italia si è fatto il doppiaggio di queste cose. Non si devono doppiare. Il doppiaggio di merda, non Bravo. Ho capito South Park. Ma che se io vedo un attore come Robert De Niro, che è un grande attore, e lui parla e fa il acting, come dici? La recitazione. L'attore bellissimo in sua lingua. Ma che cazzo mi frega il cretino che fa il doppiaggio in italiano? No, io vedo solo la lingua originale, per questo, perché fanno più lingue. Bene, tu parli inglese. Sì, tu hai sì. imparato inglese perché tu hai visto i film, il originale. Sì. Questa è la soluzione. Beh, no, perché in Svezia penso che non traducano i film. No, non traduco. Solo in Italia. Si fa il testo e si traduce con il text, il sottoscritto. Infatti in Italia nessuno parla inglese. Senti, un'altra domanda. Tu, a parte cucinare, che fai nella vita? Ah! Se io dico cosa faccio nella mia vita, forse tu fai il, come dici, il research. Io ho visto cinque guesses. Ah. E tutti sono di merda, però ho visto tanti. E la cosa è questa. Tutti i cinque sono un Paolo. Ho visto un Paolo Cozza, sì. E lui è un cuoco un cuoco italiano che vive in Polonia. Ho visto un Paolo Vacirca, e lui è ho visto nel Wikipedia un metà italiano e metà polacco. Ho visto un Paolo Roberto, chi è attore di minchia, un attore di minchia in Svezia. lui ha i parenti italiani e una moglie polacca. E poi ho visto due altri, un Paolo, come si chiama quest'altra? Ma fa niente. Tanti, ma se io dico cosa faccio,
forse sa cosa si fa. Ma io faccio tante cose. Ma non ci interessa, non interessa che cucini. In sì, realtà, questo mi interessa, che il cucino. Interessa. Sì, e mi piace mia cucina. No, anche a me piace la tua cucina. Non so qual è il mio piatto preferito, se è il pollo con la birra nel culo o la minchia milanese. Perché pure... La birra nel culo, mi piace le birre nel culo. Non mi piace i minchi milanesi. No, la birra, il pollo... Berlusconi è un minchia milanese, no? Lui è di Milano. Sì. Senti, allora a questo punto mi sa che... ti lascio la ricetta che sarà la polpetta nera per Bossi. Sì, guarda che bella è. Ma il video chiamiamolo polpetta negra per Bossi. Sì, un bel polpetta per Bossi. Polpetta per Bossi, nera. Sì, questa è la polpetta per Bossi. Avvelenata, poisoned. No, no, lui è un cretino, mi piace se lui vive. Perché lui fa ridere. Dici la merda e tutti... ridono. Sì. Senti, è stato veramente piacevolissimo parlare con te, spero che potremmo parlare altre volte, perché veramente mi diverti un sacco e diverti tutti i miei amici. Va bene, grazie, allora vaffanculo. Vaffanculo pure a te. Vaffanculo a te, ciao. Ciao.